Conoscete il bardo? C'è qualcuno che non lo conosce? Fuori. Il bardo spiega un libro veramente, scusate, è una filosofia veramente straordinaria, spiega il passaggio che fa un'anima quando trapassa, tratto dal libro tibetano dei morti. Quindi il bardo è il passaggio. E è la cosa più bella che c'è nella cultura tibetana, nel buddismo tibetano. E tra l'altro io ho assistito in una casa dove eravamo a Compignano, siccome era un po' proprio infestata da delle presenze veramente incredibili, e io e Sonia abbiamo visto cose che voi umani penso che non possiate mai nemmeno immaginare in quella casa. È venuto un monaco tibetano che non era Thubten, era un altro monaco, e ci ha recitato il bardo affinché queste anime praticamente potessero traghettarsi. Dopo questa cerimonia la casa sembrava addirittura più grande. E ho avuto proprio la prova. Sapete che sono molto concreto, no? Malgrado lavori nel sottile, lavori con le energie. Lì abbiamo avuto la prova dimostrata che quando fa una pulizia del genere cambia completamente tutto. Quindi poi è cambiata l'energia della casa, è cambiato assolutamente tutto. È una cerimonia bellissima e una filosofia bellissima. Quindi adesso ce ne parlerà Thubten, che ricordo essere un lama. Ora io ho molta confidenza con Thubten perché chiaramente lo rispetto come essere umano perché è una persona deliziosa. Chiaramente non sono un buddista tibetano, per cui non ho un ascendente in merito, però e quindi scherzo anche un pochino, forse indoverosamente. Però lui è un grandissimo uomo, un grandissimo monaco. Lui è iniziato a fare il monaco tibetano perché era un bambino malato e nella tradizione nepalese, perché lui è nepalese, nella tradizione nepalese, quando un bambino, poi anche per l'indigenza un po' diffusa, quando un bambino non sta molto bene, viene poi consegnato al monastero e molti lo fanno, diciamo, per vivere, molti lo fanno veramente per dedizione e Lama Thubten è uno di quelli che lo fa per dedizione. Un grande applauso. Vera Sonia, venite. Maestra Vera, maestra Sonia, venite. Moto al luogo. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Benvenuto. Soprattutto grazie per Maestro Luca e Maestra Vera. Maestra Sonia ha organizzato questo impensabile Inzai Experience, questa qua. Organizzato benissimo, tanto la ringrazio da cuore. Anche io ho avuto un'occasione per condividere con voi quello che io so un po'. Io sono bravo di parlare e anche problemi di lingua italiana.
però io ho preso insegnamenti da mio maestro, quelli che io ho preso, io provo a capire il più possibile, ok? Condividere con voi, con l'aperto cuore, con l'amore. Okay. Allora, oggi mi ha avuto questa opportunità di dare spiegazioni sul bardo. Bardo vuol dire, come si chiama, lingua tibetano, bardo, sono molto semplici parole, però in realtà ci sono tante significazioni. Ok? Bardo vuol dire stato intermedia, sono bardo. Stato intermedio. Poi abbiamo buddhista scuola, abbiamo quattro tipi di scuola. Ogni maestro è diverso, spiegazioni, però la destinazione sono uguali. Ok? In questo momento adesso io ti darò breve spiegazione sul parto. In realtà, parto vuol dire che siamo nati in questo mondo, siamo in non solo questa vita, quando noi iniziato questo mondo e fino a noi illuminazioni, sono tutto in stato di intermedio, in periodo di parto, sempre parto. Poi ci sono lì diverse particolari, caratteristiche. Ci sono qualche maestro danno spiegazioni di sei, qualche maestro danno spiegazioni di quattro, qualsiasi cosa. Poi questo momento io dirò spiegazione di verso quattro, lingua tibetana si chiama Kesi, Chisi, Parsi, e poi Ngondi Kisi Parsi, ci sono quattro. Questo è un po' difficile da tradurre per l'italiano, però vuoi sentire queste parole anche come si chiama accumulazione molto bene, ok? Che si ci si parsi muntu che si pa, ok? Ci sono questo qua. Allora, sì, questo momento parto di solito gente che pensano parto vuol dire che dopo la morte. Dopo la morte e fino ad arrivare una nuova nascita, rinascita, questo periodo si chiama parto. Realità non è parto, anche noi adesso siamo nel parto. Siamo nel parto perché ci sono quattro tipi di parto, quello che io ho spiegato, siamo nel parto. Adesso molto importante, questo parto sono più importanti di tutto. Perché questo parto? Perché abbiamo vita precedenza, ok? Anche abbiamo futuro, prossima vita. Siamo nella mezzo, vuol dire questo si chiama parto. Poi prossima parto dipende dalla questa vita. Quando noi a questa vita abbiamo fatto bene, poi noi troviamo strada giusta. Poi praticare qualsiasi cosa per le parto, sul parto non è necessario diventare buddista, ok? Perché non ti preoccupare, quando io ho sentito, quando noi abbiamo preparato preghiere, noi facciamo preghiere, questo qua non è diventa buddista. Per diventare buddista non è facile, ok? Ci vuole un po' di sforzo, ci vuole sempre, ok? Ci vuole tanti questo qua. Poi diciamo in generale, noi rinascita ci sono quattro modi rinascita, ok? Rinascita di pancia di madre, rinascita di, come si chiama, uova, rinascita di calore, rinascita di miracolo, miracolo. Ci sono quattro tipi di modi di rinascere. Invece siamo qua, noi siamo in tutto rinascita di pancia di mamma, giusto? Pancia di mamma, anche noi troviamo, ci sono tre, quattro diversi personaggio, qualcuno molto meritato,
molto grande praticante rinasce, qualche volta poi media, poi piccola, ci sono tante diverse, questo qua. Poi quando noi nato questo mondo, poi ogni momento ci sono tanti tipi di sofferenza, soprattutto abbiamo sofferenza di nascita, ok? Dopo sofferenza di nascita ci sono, noi adesso sofferenza di nascita noi non già dimenticato, quando sono piccolo, noi nato ci sono sofferenza, poi non la sappiamo, perché quando bambini piccoli nati, quando nati subito piangono forte, eh? Questo vuol dire lui soffre quando nasce, soffre questo primo di nascita di sofferenza di nascita. Poi poi seconda sofferenza sono vecchiaia. Quando nato da bambino, pancia di mamma, poi ogni momento, ogni secondo noi vecchia, noi la capiamo vecchiaia. Poi diventa rucchi sul faccia, poi sofferenza, se diventa capelli bianco, sofferenza. Quando poi terzo sono sofferenza di malattia, sì, sofferenza di malattia, sì, poi sofferenza di lascia corpo morte, sì, questo qua, poi abbiamo questo qua condannato per morire, sicuramente, ok? Certo. Poi dobbiamo passare anche prossimo parto, dobbiamo cercare strada. Adesso questa vita sono molto molto importanti, perché la nostra vita precedente, noi la ringraziamo, la nostra vita precedente, perché lui ha fatto bene, abbiamo rinascito questa vita, molto sano, molto bene, ok? Noi siamo tutti bene, anche siamo tutti in unione, questo qua, questo di una risulta della nostra vita precedente. Adesso la vita futura dipende da questa vita noi facciamo bene, poi tutto andrà bene. Quando questa vita noi accogliamo tanti karma negativi, poi ci sono sei posti di andare, ok? Terremoti di superiore e terremoti di inferiore, ok? Dobbiamo solo due posti. Tre buone cose, tre brutte cose, dobbiamo scegliere solo quella lì. Poi adesso dobbiamo prepararti per superare, cosa tutte due parti dobbiamo separare, si chiama liberazione. Dobbiamo cercare di trovare liberazione, dobbiamo cercare illuminazione, ok? Questo qua, illuminazione, questo pare anche Buddha e Bodhisattva, prima anche lui siamo come noi, umani, siamo noi, poi praticando bene, questo qua, bene, poi diventa Buddha. Anche noi, essere umani, essere viventi, abbiamo capacità di diventare Buddha, ok? Siamo molto, molto fortunati, capaci di diventare Buddha, sì. Poi, quando siamo ancora nel parto, ok? Dobbiamo prepararci per la prossima vita, sono la nostra mano. Quando c'è sofferenza di vecchiaia, sofferenza di morire, poi quando è fine di morire, noi abbiamo c'è un problema di nostro quattro elementi dissolve. Poi ci sono ancora, sopra molto. Poi questo qua, da oggi dobbiamo praticare. Quando noi malattia, quando arrivano a certa età, poi forza dobbiamo morire. Perché ognuno di noi abbiamo una limite di vita, qualcuno 80 anni, qualcuno 90 anni, qualcuno anche 50, qualcuno 40, 30 anni, limite di vita abbiamo, perché limite di vita, però dobbiamo tenere bene. Penso che io ho 90 anni di vivere, io faccio quello che vuoi, non posso fare quello lì, perché tu hai possibilità di vivere 90 anni, però tu hai bisogno sempre karma positivo, ti dà, come si chiama, ti aiuta. Se tu hai limitato di 90 anni,
poi tu hai meriti, karma positivo più, puoi rimanere fino al 90. Anche tu sei bravo, fatto bene, ancora aumenta. Sì, ci sono metodi di aumentare. Ok? Poi, come si chiama? ci sono metodi di aumentare, questo qua. Poi qualcuno abbiamo 80-90 anni, però non rimangono lì, muoiono prima. Perché è esaurito il nostro karma positivo, il nostro merito. Quando è esaurito il karma positivo, muoiono prima. Prima di 90 anni muoiono. Perché manca di karma positivo. Quello lì noi dobbiamo fare accumulazione karma positivo, molto molto importante. E anche noi facciamo meditazione, questo è molto importante. Noi facciamo buona cosa, noi recitiamo mantra, noi andiamo in chiesa, questo qua è molto molto buono, buono, perché questo qua è un'esperienza per la vita prossima. Adesso diciamo quello che noi periodo di morire. Quando è periodo di morire, il dottore dice che adesso non ce la fa, questo è finito. Ok? Questa volta poi cosa succede? Nostro elementi terra dissolve nell'elemento di acqua. Sì? Elementi terra dissolve nell'elemento di acqua. Poi ci sono due diversi segni. Sì? Internal and external segni. Internal segni noi non li capiamo, però solo chi lascia morire lui sa. Quelli che external segni sono facili di capire, perché lui sembra che questo qua, tutto il naso, come si chiama? Naso. Sì, naso diventa così. Sì. Come? Narice, naso, e poi prima c'è grosso, poi diventa piccolo, anche non riesce a muovere il corpo, perché quando non stare così straiato, così. Poi noi sappiamo che colui adesso perde l'alimentazione di elementi di terra. Poi lui sa che dentro lui sembra che nel terra. Sembra che è caduto nel fondo. Sì, è buca, sì, sembra che caduto nel buca. Poi lui dice che per favore mi alzi su, mi metti pillole più. Sì, dicono così. Sì. Poi questo primo. Secondo, alimentazione acqua assorbe nel fuoco. Ok? Fuoco, interno fuoco. Anche lì ci sono due segni, internal e external. External segni di acqua asciuga la nostra saliva, la bocca. E poi tutto bocca molto secco. Quando qualcuno mette asciugamano nell'acqua, beh, metti qua, ancora quando metti subito asciugano. Questo qua, poi lacrima, asciuga lacrima. Questo qua, asciuga lacrima. Poi prima occhio muoveva molto facile, poi dopo muove molto difficoltà. Poi cambia colore. Cosa succede questo qua? Poi internal sono... come si chiama nell'acqua, come si chiama negare nell'acqua, sembra che sì, lui dice che per favore sì, mi prendi su, mi prendi, alzati, sì, dicono questo qua tutto di ogni step, questo qua il nostro grande praticante prima di morire, prima di vita sano, lui loro praticano di morire, questo qua. Quando succede questo qua, lui sa, ok, adesso terra mio, io ho perso il mio elemento di terra, perso elemento di acqua, lui sa, no? Tanto metti tanto, ok? Poi terzo, quello lì, lung nam, sa chu latin, chu me latin, me lung latin, na fuoco, fuoco dissolve nella, vento, ok? Quando vento, fuoco, poi perde il nostro calore, internal, fuori segno, internal and external,
external perde calore, anche ci sono tanti tipi di perde calore, qualcuno perde calore da capo, qualcuno perde calore dai piedi, ci sono diversi calore, poi tutto calore diventa ferita, poi rimane qua, solo qua, calore poco, poi dopo qua, ultimo momento, sì. Poi dentro chi lasciando morire, chi è morento, lui segni dentro lì come si chiama? Grass, erba. Quando tu facci notte, tu fai accendi erba, poi brutta, poi come ti si chiama? Scintilli, fuoco, scintilli di fuoco, vedono così, lui vedono sempre così. Sì. Questo qua mi è lungo, poi è lungo. Poi dopo adesso diventa vento, ok? Poi vento absorbe nella coscienza grossolano. Poi quando viene fino al vento, poi europeo dottore dicono che già lasciato il corpo, già morto, ok? Poi in realtà non è ancora morto, parlando di tantrico, non è ancora morto. Sua estremamente coscienza sottile ancora dentro. Poi quelle volte, noi qua, quando il dottore, perché di solito quando muore così, il dottore ha deciso di muoiono, poi meglio stare a casa, no, non in ospedale. Perché questo è il mio pensiero, però qualcuno ha brutta malattia, ci sono tanti dolori. Poi prendi, chiama il dottore dentro e fai puntura di non prendere dolore, rimanere, quando morire con la pace, muore con la pace, molto molto importante. Quando ospitale, lui non vuole niente, però il dottore dice che fai così, poi molta arrabbia. Quando noi moriamo con l'arrabbiato, subito va in inferno. Sì, subito va in inferno. Questo qua è molto molto importante, dobbiamo morire con calma. Maestro, allora, stai dicendo, intanto un breve ripasso rispetto a quello che ha detto. Lui ha parlato della trasformazione dei quattro elementi, terra, fuoco e vento, che praticamente sono quelli che passa un corpo, no? Nel momento. E in terra, acqua, fuoco e vento ci sono comunque sempre delle, si ripana tutto questo sempre in due o tre versioni. Allora, per quanto riguarda una persona che sta per morire, se il medico gli dà un antidolorifico, sì, no. Ok? Quando tutti deciso di lui morire, tra un po' muoiono, perché non c'è soluzione di vivere. Eutanasia. Sì, eutanasia. Poi mio pensiero è lasciare l'ospedale, okay. mettere nel casa e qualche posto bello, perché lui vuole fare quello che lui vuole. Perché quando c'è molto dolore, non va bene a casa, perché chiama il dottore, dare puntura e dare medicina per antidolore. Poi quando lui chiede, vuoi mangiare questo qua, deve dare tutto, deve fare felicità a lui, felicità. Poi anche vicino a lui, vicinanza, tanto chi lui ama tante persone, non avvicinare, tanto quando lui non piace persone, non avvicinare, persone normali, quelle di solito, persone, amici normali, puoi andare lì e devi dire, oh, adesso tu fai così, devi pensare a Gesù, devi pensare a quello che hai fatto bene, quello che tu hai accumulato, tua vita, devi ripensare, questo qua, devi dare così, qua, non mai arrabbiare, quella lì, quando qualcuno è lasciato nell'ospedale, dottore danno puntura, quando lui non vuole anche danno stesso, quando si fanno arrabbiare tanto, sì. Allora è chiaro, no?
che in un ospedale, noi purtroppo sappiamo bene, fin troppo bene tutto questo, in un ospedale quando una persona sta per morire non ha più volontà, no? Vorrebbe magari, che ne so, stare in una condizione particolare, però il medico pratica, non voglio dire l'autonosia, però magari mette un antidolorifico che per lo più insomma è morfina, di conseguenza perdendo la lucidità questo non va a vantaggio, è quello che di fatto l'anima non vuole, la persona non vuole, però non può opporsi, quindi è meglio che la persona stia in casa secondo l'opinione di Top Ten. Poi quando questa malattia, questa persona malata, hai la possibilità di curare, sicuramente 100% deve lasciare ospedale, ok? Quando il dottore ha deciso, adesso non va più, poi io non sento che stare in ospedale, quando c'è lui la possibilità di curare, assolutamente dobbiamo lasciare, dobbiamo cercare più possibile di salvare vita. Capito? Sì. Poi qua in occidentale, quando morto subito fanno lì, mettono lì questo qua, perché noi Nepal buddhist noi lasciamo tre giorni lasciamo. Poi qualcuno grande praticante, maestro grande praticante, rimangono 18 giorni, 16 giorni, 2 settimane, 15 giorni, rimangono lì, meditando lì. Però fuori già morto, non c'è, per dentro coscienza, estremamente coscienza ancora dentro lì. Poi ci sono tre tipi di luce, apparenza, bianco, apparenza rosso, apparenza nera. Loro arrivano, quando l'era nera arriva, poi chiara luce. Loro meditano sulla chiara luce. Sì, chiara luce. Poi qualcuno dice che come noi sappiamo quando lui ha lasciato il corpo? Vuol dire che quando durante le meditazioni, però non c'è respiro, inspiro non c'è più, però non cambia molto, come tranquilla, 15 giorni, 10 giorni, lascio, c'è dove c'è posto molto caldo, ancora non spuzza. Quando noi moriamo, sempre 4-5 ore, puzza subito. Con le persone che meditava, non puzzano questo qua, ok? Poi, ci sono una di, come si chiama? Noi sappiamo quando lui ha lasciato, quando è uscito sua coscienza, estremamente coscienza uscito, del liquido rosso, liquido bianco, esce dal naso. Da lì noi consideriamo già lasciato il corpo. Ok? Sì. Tutto chiaro? Sì. Allora, in pratica ci sono dei monaci buddisti, questo è risaputo nella cultura buddista, magari particolarmente anziani, devoti, che nel momento in cui trapassano il loro corpo non va in putrefazione. Lui ha parlato di settimane, ma ci sono esempi anche di mesi, di persone che hanno lì il corpo e viene ancora lasciato all'aria aperta, al caldo, e non puzza, non va in putrefazione. Quando questo corpo è ancora, ovviamente si parla di un corpo inerme, però ancora lì esiste qualcosa, quando esce dal naso un liquido bianco oppure il sangue, vero? Sì, una sangue, una... Sì. Allora vuol dire che è il momento di chiudere il corpo, che l'anima è definitivamente trapassata. Simbolo del padre e simbolo della madre, bianco, so, sì, due, sì, questo qua. Poi dopo, quando esce questo qua, poi già morto, ok? Poi qua occidentale, qua quando muore subito portano via, questo qua secondo me si è sbagliato un po', nel buddista tradizionale dobbiamo lasciare 3 giorni, minimo 3 giorni, ok? Durante le 3 giorni, quando c'è corpo lì, poi fanno tanti. Poi dico una cosa, quando coscienza esce dal corpo, poi subito c'è stato intermedio, inizia intermedio, lì, poi esci come noi lasciamo stanza, esci da stanza vuoto, noi giriamo,
giriamo da soli nel parto. Sì, questo è real parto, noi giriamo. Durante il parto abbiamo 5 sensi puro, abbiamo 5 sensi, abbiamo corpo sottile, poi ci sono lì tanti diversi segni, tante diverse di azioni, poi chi va su superiore e chi va inferiore, ci sono tanti segni, ok? Quelli chi va in su a Dio e Dio cammina verso a sopra, cammina sopra. Chi va in umane vicino a camminare, come si chiama, diritto. Chi va in inferno cammina sotto, andare giù facile, sì? Poi sì. Ci sono tante cose qua. Poi vita del parto, vita di quale parto, è molto molto diversa da noi, molto diversa da loro, molto intelligente, mille volte intelligente da noi. Poi anche loro hanno c'è coscienza molto intelligente, loro sanno. Quando lui ha lasciato il corpo, subito lui con noi, con famiglia, con amici, vengono con noi. Perché lui parla, provare a parlare, noi non la vediamo. Poi lui soffre molto. Lui soffre molto. Poi con le cause di lì, quando ha lasciato questo parto, dobbiamo dedicare preghiere sempre. Dedicare preghiere suo nome. Qualcuno morto di qualcuno, poi suo nome, offerta candele per suo nome, proprio dedicato. Poi lui capisce. Ah, mia famiglia, mio fratello, mia mamma, mio questo qua, mi ha fatto offrire questo qua, lui felice. Quando lui è felice, poi lui c'è accumulazione karma. Anche nel parto ci sono possibilità di accumulazione karma. Poi molto molto importante, chi è morto di famiglia, suo nome dobbiamo fare preghiere, tante cose. Perché lui sempre, sempre con noi. Di solito la vita del parto sono solo 7 giorni. 7 giorni dopo lui trovano. Qualcuno 7 giorni non si trovano, qualcuno trovano 7 giorni, qualcuno 3 giorni, qualcuno. Poi quando un'anima praticamente trapassa e quindi inizia questo nel bardo, in questo spazio intermedio, alcuni possono trovare la via, quindi fare il passaggio in 3 giorni, altri invece in 7 giorni. Quindi non è, e questo dipende un po' dalla purezza, perché ha parlato anche degli spazi, no? Dove potrebbe risiedere un'anima, e c'è un inferno, secondo quello che comunque di fatto è riconosciuto nel buddismo, l'ashura, insomma, ashura, e è molto facile andare lì, mentre è piuttosto difficile invece stare in mondi più alti. Mi cambiate il microfono per favore. Ok, sì, dove? Sì, molto, dove sono? Dove siamo? Perso. Allora, siamo nel momento in cui una persona, un'anima trapassa e può impiegarci 3 giorni oppure 7 giorni a seconda della purezza. Sì, in realtà la nostra vita di qua, 70 anni, 80 anni, 90 anni, vita di là, parto solo 7 giorni, dopo 7 giorni muoiono, poi rinasce lì, rinasce, parlo 7 volte. Poi tradizionale buddista, 49 giorni fanno sempre preghiere per suo nome, perché non è sicuro che lui rimane lì 49 giorni, perché lui rimane forse 2 settimane, 1 settimana, qualcuno 3 giorni, 2 giorni, quello che ha detto adesso ha spiegato Maestro Luca. Sì, questo qua. Poi, sì, dopo lui trovano, sì. Poi lui è molto intelligente, lui dove vuole, lui può andare. Quando lui pensa America, subito arriva lì, subito Nepal, subito India può arrivare. C'è qua muro, lui il muro non disturba, lui entra direttamente, dove pensa lui può andare. Ha un grande potere di potersi muovere, no? Quindi non esistono più muri, non esiste più la materialità, e può recarsi in tempo reale praticamente in qualsiasi posto senza nessuna latenza, insomma. L'unica una cosa, lui può fermare quando c'è
Come si chiama pancia di mamma? Pancia di mamma. Ah, è la pancia del ventre materno, grembo. 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 Quando grembo della mamma, lui ferma. Lui ferma, sì? Lui ferma. Poi puoi li cercare. Sì, questo fa, sta facendo, facendo cosa di qua. Quando tu, lui, Torobano, grembo della mamma, lui è bravo, bravo genitori, entra nel tila, lui dipende dalla sua karma. Quando sua karma, tanto karma negativo, grembo della animale, grembo della tante cose, sì. Poi, poi quando è andato lì, già in, finito questo stato endemico, è finito, poi iniziato un altro parto. Sì, parto. Che ore sono? Che ore? 13. Che ore sono? Ah, ok. Ok. E 13 e 11. Ok. Ok, adesso sì, concludiamo. Poiché quando è iniziato un altro, iniziato, quando, in, quando entra nel grembo della madre, madre, lì c'è piccola, 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 come si chiama, parto, già parto, una parto, poi da lì, peto, sì, peto. Sì, poi da lì, quando nasci, poi anche adesso come noi adesso, inizia, inizia questo qua, sempre girando, noi siamo tutti girando qua, girando, poi noi vuole girare questo mondo, dobbiamo fare, accumulare bene, diventa come Buddha, poi non devi girare, altrimenti dobbiamo sempre girare questa vita. Sì, questa, sì. Okay? Se, noi, okay, adesso, se noi non ci purifichiamo, saremo sempre all'interno del ciclo di nascita e morte, eh? Quindi fino a poi a rinascere in condizioni tipo brunetta. Ok, okay, adesso noi concludiamo qua, quelli che avete sentito, prova, prova a fare, accumulare karma positivo. Ok? Karma positivo, per tu hai buono, buono motivazione, tu fai qualsiasi cosa una positivo. Questo qua rimanere sempre, dopo accumulato positivo, è importantissimo di dedicare quello che io ho fatto, buona cosa, questo rimane sempre tutto l'essere vivente, illuminazione. Questo qua, pensiero, pensa, già basta pensare, poi tu hai meriti mai perdi, rimanere sempre lì. Quando non fai dedicazione, quando tu fai arrabbia, quando qualcuno è arrabbiato, poi subito perdi questo, questo valore, questo merito. Ok, adesso noi lasciamo qua, ok? Poi maestro, cosa devo fare? Preghiera facciamo? Adesso, adesso io ho lasciato una foglio, sì, noi recitiamo insieme questo qua, ok? Recitiamo, questo recitiamo insieme. Prima noi recitiamo quello sotto, Namo Guru, ok, sì, quello sotto noi recitiamo. Nelle preghiere, okay, non si incrociano le mani, non si incrociano le gambe. Poi noi non capiamo parola e significazione, non è importa. Questo già butta benedetto queste parole, poi noi recitiamo, sì. Pensiamo, quello che Buddha ha pensato, quello che Buddha ha fatto, anche io voglio fare come lui. Devi pensare solo così. Ok? Namo Guru Bhaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Gurumbe, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Sanghaya. Simje aya tamje aya deva
e Giuda Deborah e Giudice. Leggi. Possono tutti di essere senzienti avere la felicità e le sue cause. Possono tutti gli esseri senzienti essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Possono tutti gli esseri senzienti essere inseparabili dall'estasi priva di dolore. Possono tutti gli esseri senzienti dimorare nell'equanimità, libera da indifferenza, attaccamenti e odio. Grazie. Adesso. Adesso facciamo dissoluzione della mandala, ok? Questo mandala è una rappresenta di pace, pace nel mondo, pace interiore. Poi questo qua, ogni puntino, ogni colore, ci sono tantissime significazioni, ok? Poi quando voi vedete con i vostri occhi, anche purificare, okay? Purificare. Poi dopo con la preghiera, dissoluzione del mandala, noi distribuiamo sabbia a tutte le presenti. Presente, poi questo qua una fortuna, buon auspicio e porta fortuna, tante cose. Allora, sta dicendo in pratica che lui adesso risolverà questo mandala. Creeremo quindi una sabbia che sarà raccolta in dei sacchetti che ognuno di noi potrà avere perché ci siamo preparati per questo, e questo sarà di buon auspicio, fortuna e prosperità. Portate i sacchetti. Allora, sì, venite a vedere il mandala. Adesso faccio una piccola preghiera, poi che? Gula Goba, Hyan Boy, Gajon Chimbe, Chinjelo, Gajon Chimbe, Gajon Chimbe, Tashi, Shon, Benzer Sato, Samayamano Balai, Pentas, but did a member was a Bokaima, was the Kamba, and Rotama was a city brain, the Savakama system, Mr. Mishide, and Puru, Home Bahamana, Savata, the Gatamazama, the Benzipa, Mahasamaya Sada, Home Benzer Sato, Samayamano Balai, Pentas, the Tunipa, did a member was a Bokaima, was the Kam, and Rotama was a city brain, the Savakama system, Mr. Mishide, and Puru, Home Bahamana. Panzama made the Benzeba, Samaya Sado, Benzas to Samaya Monopola, Benzas to the Nepot. You remember Sobokama Basudokama and Rotoma Basavas the Marines, the Savakama Sutemis, the Shirem Kuru, Ha 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 Bakona Savadagan, Panzama made the Benzeba, Samaya Sato, Aho, Impe, or Machuki, Simjin, Tungin, Jesu, Timbin, or Sanjay Yundu, Shinja, Lion, Chumba, Zedo, so on Panzama, Jitin, the Division, Shibarashi, and Nis, Tanzi, but Danila Timbara, and you on Benzarasato, Samaya Manobala, Benzasatin, Panzasatin, but the Jama Sobokama Sudo, and Rotoma Savas, the Marine, Savakama Sudemis, the Machine, Kuru, Ha 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 Ha, Bakama, and Savadagata, Madame. Benzibama, Samaya Sato, Hombon, Benzasato, Samaya Manopale, Benzasato, but the German was of Hamas, the Juan Rotoma, Savas, the Pain, the Savakamas, Sidam Shire, Yankuru, Ha Ha Ha, Ho, Bahamas, Madame Mamez, Benzibama, Samaya Sato, Ho, Chanjo, Samjo, and Bocham, my dear one, I catch, Javan Yamba, Meba, Yahon, Hondo, Peba, Shoa, Pama, Samjan, Tamjan, Dedan, Dejo, Jang, and Tamja Tato, Tanjo, Samba, Hondo, Social, Watata, Kunja, Melma, Dojo, Dedam. Tata to
che beso nyaba che ba chen cha lab dos gyaba de ye ge bo go sanam ye che chog zo ja so na ye che ne tam ba gu ni do ba jo a be dong zo ba ma ko ba ye che no wa pa sang ge sem je ja ba kon sam ba dre be ta shi sho maestra sam ba dre be ta shi sho wa kan ze ta ba cho la che che so shin de la zum ba ti ye che tu de nam ge ta do tho ze be ta shi ja zo cho ga pe tutti dentro sa lasci gaso ciò che cap giuro ci cangio sempre ma già vana che ciò che java nyamba quando quando pebra sho pa ma sempre tam già de tante ciò che ngro tam già tanto to cangio sempre quando su ciò patta da quando me lo do giuro e ci ben zaro sa do sa ma ya ya manu bala ya ben zaro sa do te no pa ti sta di to me ba Sudo kayo membawa, supo kayo membawa, anorado membawa, sawa siti mebaye, sawa kama suzami, aisi adam, shire yamayam kuro, ahahahu bagawana sawa tatakat, banjrama me minza. Ma samaya sadhu yambe ayacham pe kusam bhujo shambhala thengi.